Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Nonostante la Ubisoft questa volta sia stata attentissima a non farsi sfuggire leak sulla nuova season, ieri, forse per colpa di qualche errore di comunicazione, due indizi sulla nuova operatrice di Scotland Yard sono stati pubblicati in anticipo. Prima dal profilo ufficiale tedesco, e mi riferisco alla GIF che ho analizzato nel video di ieri sera, e poi da quello olandese, ovvero il trailer che sicuramente avete già visto. La clip è saltata fuori mentre commentavo le finali settimanali di Go4 col grandissimo Draven sui canali ufficiali di Ubisoft, quindi ho preferito pubblicarla prima su Instagram e Facebook, assicuratevi di seguirci anche lì tramite il link qui sotto in descrizione, mentre ora voglio dedicarle tutto il tempo che merita per farne un'analisi approfondita. Partiamo dall'ambientazione molto suggestiva. Clash, questo è il nome del nuovo membro del Team Rainbow, si trova in una sorta di scantinato con quello che sembra un tipico muro distruttibile alle spalle, e proprio attraverso quel muro sembra passare un gran vociare di una folla in subbuglio, accompagnato da una sirena. Tutto perfettamente in linea con quanto emerso dal primo comunicato di Ubisoft, che parlando dell'operatrice britannica recitava: è una poliziotta esperta in comportamenti delle folle e tattiche di controllo di gruppi di persone. Sa che il suo posto è in prima linea e non tollera le assurdità. Ma torniamo a ciò che ci interessa di più, il suo scudo. All'inizio Clash, che sta per scontro o collisione, lo equipaggia al contrario, sulle spalle. Nulla di nuovo sotto il sole, siamo già abituati a vedere i nostri scudati anche in versione tartaruga. La cosa strana è la mancanza di armi, ma immagino che sia una scelta puramente grafica da parte di Ubisoft per aumentare l'hype. Manca per un istante la luce e boom, scudo in posizione, a coprire la parte superiore del corpo, con solo il gomito sinistro a sporgere leggermente sul lato, e ovviamente le gambe. La figura è molto snella, soprattutto se paragonata a quella di Montagne e Blitz, quindi espone ben poco della sua silhouette all'attacco degli assalitori. Ora fate attenzione, con quella che sembra la pressione di una leva, proprio col braccio sinistro che cambia angolazione, rientrando nel perimetro difensivo dello scudo, quest'ultimo prima si estende verso il basso, diventando tra l'altro molto più trasparente rispetto alla sua versione compatta. Poi, quasi istantaneamente, aumenta la sua area, facendo scattare superfici ricurve sia sui lati che verso l'alto. Qui l'operatrice è totalmente coperta sul fronte e parzialmente sul lato. Adesso la parte interessante. Con un ulteriore movimento che mi fa pensare a due diverse impostazioni per lo scudo, l'operatrice sbatte la parte inferiore sul pavimento, come a volerla ancorare a terra, e contemporaneamente si attivano le bobine elettriche. Ed è proprio qui che, dopo aver preso un bel respiro, Clash compie un altro movimento alle spalle dello scudo, che assomiglia alla pressione di un pulsante, per rilasciare ben 4 fulmini. Zoom sulla faccia cattivissima e frase in olandese, che dovrebbe voler dire: qui è dove ti fermi. Ora, avendo ben chiaro quanto visto ed analizzato, io vi butto lì la mia teoria, poi ne discutiamo sotto nei commenti. A parer mio l'operatrice si avvicina tantissimo a Montagne, molto probabilmente potrà utilizzare lo scudo nelle sue tre versioni iniziali, tartaruga, compatto ed esteso, muovendosi e camminando per la mappa. Per utilizzare le bobine elettriche invece, secondo me sarà necessario fissare lo scudo al pavimento, perdendo ovviamente solo in quel frangente la possibilità di spostarsi. Il tutto forse giustificato dal fatto che l'operatrice avrà bisogno di entrare in modalità di mira per usare i suoi fulmini. Se fosse così, avremmo effettivamente un nuovo anti-breacher, un difensore in grado di bloccare l'accesso sì da porte e finestre, ma anche da brecce aperte nel muro, risultando al contempo anche una telecamera vivente e un immenso ostacolo per un possibile secondo breach sulla stessa parete, grazie alle sue scosse elettriche. Ci sarà sicuramente da capire quali saranno i counter di questa operatrice, immagino ad esempio Thatcher o le frecce infuocate di Capitao, e soprattutto quale sarà il danno inferto dai fulmini. Sinceramente non credo possa essere altissimo, ma sicuramente saranno davvero fastidiosi. Fatemi sapere cosa ne pensate e parliamone nei commenti. Nel frattempo però assicuratevi di aver lasciato un bel pollicione in su e di aver attivato la campanella al canale, in modo da non perdervi le notizie sull'attaccante, quello per cui io ormai sono in un hype devastante. Noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Oh, you make me wanna talk back to you, say you like that.